Buon lavoro. Voglio dove siete? La fila. Anche voi cisterna o la fila? Cisterna. Ma sta funzionando, c'è un po' di lavoro, sta ripartendo un po' ancora a fretta. Insomma, sembra. Dai. Sembra così, dai. Bocca al lupo. Grazie. Bocca al lupo. Signori, come state? Buongiorno a tutti, come andiamo? Buon lavoro, grazie per il vostro lavoro. Buongiorno a tutti. Allora, intanto buongiorno a tutti, sono molto lieto di aver avuto questa possibilità con il maestro, con l'azienda, con SPA, di visitare questa struttura che, come vedete, finalmente c'è. Cambierà per molti aspetti la vita a Roma, è una cosa bella questa, sarà una grande occasione di benessere e di crescita per Roma, e sarà soprattutto, io credo, un segnale della ripartenza di questa città, ma non solo di questa città. E allora, insieme al commissario Tronca, che ringrazio, io sono qui per dire che sì, nel 2016 finalmente è la volta buona, davvero, dopo qualche annuncio fatto da altri nel passato che non è andato a buon fine. Questa è la volta buona perché finalmente la nuvola diventi operativa e sia quello straordinario attrattore che tutti voi sapete. Dall'altro lato però un messaggio non soltanto per la nuvola, qui c'è un grande architetto con una fama mondiale, quindi è visibile, conosciuto e molto bello. Ma penso, parlavo prima con i nostri amici a partire da Fuxa, che a tutti quei giovani architetti che in questo momento non vedono le possibilità di lavoro, alle aziende che sono ferme, allora il messaggio che vorrei dare è che si sblocca il paese. Voi avete visto che per i dati, che dopo tante polemiche i dati sono finalmente positivi sulla ripartenza dell'Italia, i dati del Jobs Act, del PIL, le cose di cui abbiamo discusso ieri, però l'Italia cresce davvero se finalmente ripartono gli investimenti e le infrastrutture, se riparte un modello diverso di edilizia, se ripartono le piccole e medie aziende che lavorano in questo settore. E la prima cosa da fare è finire i lavori incompiuti. Ce ne sono alcuni bellissimi di architetti di fama internazionale, ce ne sono tanti altri in città che sono purtroppo fuori. Il nostro obiettivo è sbloccare. Basta con le polemiche del passato, il nostro governo ha l'intenzione di farle finalmente chiudere dando l'occasione più possibile ai sindaci di tagliare i nastri e di vedere finalmente queste opere. Questo è l'obiettivo, la nuvola è qua, è pronta, siamo al 95% dei lavori, da quando sono partiti i lavori veri si è fatto le corse. Sì. Sono partiti da un anno e mezzo. I lavori veri, il progetto però è dell'importante, forse del 2000, ecco, questo paese deve cambiare, quando si parte sì, bisogna riuscire anche a dare un'occasione di certezza dei lavori, anche per le lavoratrici e i lavoratori che fanno un grandissimo lavoro. Grazie.